100 milioni di euro per le aziende agricole per combattere la siccità è quanto annunciato nel corso di un convegno del G7 a Siracusa, organizzato da Confagricoltura. Presentato il progetto EbioScart, un mangime prodotto con gli scarti della pianta del fico d'India. Operazione Sherbet della Guardia di Finanza a Palermo nel settore dei gelati, sequestrati somme per 1,5 milioni di euro. Gli abitanti del quartiere di Fontanelle ripuliscono il muro di via Alessio Di Giovanna presso un murales. I consiglieri comunali Zicari e Spataro della DC dicono sì alle corse notturne per collegare meglio il centro nella seduta di ieri del Consiglio Comunale. Sit-in di protesta contro il decreto sicurezza domani davanti alla prefettura di Agrigento organizzato dai sindacati CGL e UIL. Legambiente dice no ai frangiflutti alle dune, realizzare invece il lavoro iniziato nel 2008 con ampi e mirati ripascimenti di sabbia. Intervista responsabile della FIGC del settore giovanile scolastico Valenti. L'Acragas, dopo l'esonero di Lillo Bonfatto, va verso il ritorno dell'ex Pino Rigoli. Panoramica dei risultati di eccellenza e promozione. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di oggi martedì 24 settembre nell'ambito di un convegno dal tema siccità e cambiamenti climatici organizzato da Confagricoltura in occasione del G7 svoltosi a Ortigia, a Siracusa, che ha visto la presenza del Ministro per le politiche del mare Musumeci, presente anche il nuovo Assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo, che ha annunciato misure straordinarie per le aziende agricole da 100 milioni di euro per combattere la siccità. Noi eravamo sul posto. Sì, due temi strategici. Uno è quello dell'organizzazione dei consorzi di bonifica con una riforma che abbiamo messo a punto e che sarà all'esame dell'ARSE e io mi auguro venga approvata dopo tanti anni. E poi il secondo problema che è quello delle infrastrutture. Occorre voltare pagina, dare una maggiore continuità all'esercizio e manutenzione, soprattutto manutenzione delle dighe, ripristinare le opere di presa dei bacini indiretti che consentirebbero di aumentare i volumi idrici disponibili nelle dighe, riutilizzare le acque reflue, ma abbiamo parlato anche del piano di investimenti, del piano idrico nazionale che ha coordinato il vice premier Salvini, in cui ci sono opere per la Sicilia per 800 milioni di euro, i primi 100 milioni dovrebbero arrivare a breve. Ma non solo questo, a breve, nei prossimi giorni, annunceremo un piano per le aziende agricole da 100 milioni di euro, riusciremo a fare 500 interventi in 500 aziende per accumulare acqua, per impianti di desalinizzazione, scavo di pozzi, tutto quello che è possibile fare per migliorare l'approvvigionamento idrico aziendale. Un'emergenza che ha visto in particolare l'arancia ribera e la pesca di pivona. È stata un'estate dura, molto difficile, che insomma si è rischiato anche di perdere il raccolto. È stata un'estate dura perché nei momenti in cui si verificano le siccità è molto difficile intervenire. Inoltre, oltre alla carenza di risorse idriche per l'agricoltura, naturalmente abbiamo dovuto dare priorità in Sicilia, il governo regionale, all'approvvigionamento potabile. Per legge, ma eticamente è responsabile, è responsabilità nostra dare una priorità all'approvvigionamento potabile. Questo ha fatto diminuire ulteriormente le risorse per l'agricoltura, abbiamo cercato di intervenire nel modo migliore, sapendo però, essendo consapevoli, che quando si verifica la siccità è molto difficile intervenire perché i volumi idrici in gioco sono talmente elevati che è impossibile recuperare risorse. Lei puntava il dito sulle acque reflue e il suo utilizzo? Sì, punto il dito nel senso che in questo momento ancora le procedure non sono messe a punto nonostante ci sia un nuovo decreto regionale. Il problema è quello del monitoraggio soprattutto e intanto il problema della gestione degli impianti di depurazione che deve essere assicurata dagli ATI o dai comuni perché altrimenti il riuso non si può fare. E secondo il protocollo di monitoraggio che bisogna snellire altrimenti i costi
per l'uso di queste acque reflue sarà molto più elevato rispetto alle acque convenzionali. Ma le dighe devono essere pulite. In atto c'è una contesa alla diga San Giovanni di Naro che gli agricoltori licatesi vorrebbero, diciamo, l'acqua, ma quelli di Naro non gliela vogliono dare. Non so se lei ha conoscenza di questo. Sì, al di là delle situazioni locali, le dighe vanno ripulite in prossimità delle opere di scarico e delle opere di presa, di derivazione. È impossibile ripulire le dighe a tappeto perché i costi sarebbero economicamente insostenibili, e chi dice che si deve fare questa operazione probabilmente non conosce bene la problematica che ho studiato nell'arco della mia carriera accademica ed è stato oggetto anche di tante pubblicazioni. Non si possono ripulire le dighe, tutte le dighe. Bisogna invece assicurare la funzionalità delle opere di scarico e delle opere di presa. E sempre al G7 a Siracusa, un compost e un mangime per ruminanti degli estratti di fico d'India si è presentato ieri nel corso di un convegno. Il progetto EbioScart Plus, tra i protagonisti degli eventi collaterali del G7 Agricoltura e Pesca a Siracusa. EbioScart Plus, con la sua missione di economia circolare, si inserisce perfettamente nel ciclo di incontri del Vertice dal titolo Educazione alimentare, ambientale e stili di vita nei G7 nel continente africano. L'evento, con interventi di studiosi, esperti, rappresentanti di categoria e vertici istituzionali. Ci troviamo in questa meravigliosa cornice dell'Urban Center in Siracusa, stiamo dando l'avvio al G7 e siamo onorati come progetto di economia circolare a poter partecipare, sponsorizzare e dare un partenariato consistente a questa iniziativa sullo stile di vita, l'ambiente all'interno e l'alimentazione all'interno dei paesi del G7 e dell'Africa. Il tema ci trova pronti, sensibili. EbioScart Plus tratta proprio del tema cogente del recupero delle risorse che sono sempre più scarse e limitate in un pianeta che ritiene queste risorse illimitate. Noi da Cassa di Risonanza fungiamo con gli altri partner, con l'AGI, col Ministero e appunto col G7 per lanciare un messaggio chiaro e incisivo. Dobbiamo prenderci cura del pianeta e per fare questo dobbiamo valorizzare al massimo gli scarti che produciamo, i prodotti non idonei. EbioScart Plus valorizza la buccia di fico d'India in due nuovi fattori produttivi all'interno di un'azienda che vuole essere multifunzionale, operativa, virtuosa, e quindi in un momento di difficoltà economica, di inflazione della moneta, quando questi agricoltori soffrono sempre di più, noi arriviamo e indichiamo la strada della ripresa, indichiamo una strada per renderli più forti e solidali con l'ambiente, con l'intera popolazione e con le generazioni future. Educazione alimentare, ambientale e stili di vita sana è il tema trattato oggi. Con il G7 pensiamo a quello che sono i problemi appunto legati al largo consumo che si ha di prodotti anche non sani, al rispetto dell'ambiente e quindi a contrastare quelle che sono le patologie cronico-degenerative dovute proprio all'eccesso appunto di alimentazione. E oggi ci sono appunto classi di diversi istituti superiori presenti, oltre 60 persone accreditate, e oggi nascerà proprio un comitato di una legge di educazione alimentare, ambientale e stile di vita sana che va anche a sostegno di quello che già oggi in Parlamento si assiste, perché altri parlamentari hanno già proposto queste leggi e noi vuole essere questo comitato di sostegno, ma per far di vedere che i cittadini sono sensibili a questi temi, e lanceremo anche una raccolta firma che parte proprio dal G7 e da Siracusa. Da noi il 37% di alunni, di minori stranieri non accompagnati e giovani adulti è preponderante rispetto addirittura agli italiani. Quindi noi lavoriamo molto con l'interculturalità e il cibo diventa anche un veicolo di quello che è l'apprendimento della lingua italiana nello scambio interculturale di quelle che sono le pietanze dei paesi stranieri che condividiamo in diversi momenti o settimanali o anche attraverso eventi organizzati. Purtroppo in Africa quello che noi lo percepiamo come scarto per loro diventa un cibo essenziale. Però se noi vogliamo realmente avvicinarci alla cultura sana, dobbiamo evitare di mescolare molto i cibi.
così come noi stiamo attualmente facendo nella nostra civiltà occidentale, e che diventa anche motivo per cui la salute sta andando peggiorando. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari. Presso il locale tribunale ha disposto il sequestro di due imprese operanti nel settore delle gelaterie e delle pasticcerie e del relativo marchio Sharbat, il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari reali con cui il GIP presso il locale tribunale ha disposto il sequestro di due imprese operanti nel settore delle gelaterie e del relativo marchio Sharbat. In particolare, il provvedimento si inquadra nell'ambito dell'attività dell'indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, che nello scorso mese di agosto aveva già portato alla custodia cautelare in carcere di un esponente di spicco del mandamento di San Lorenzo, del gestore di un noto brand di gelaterie, nonché al sequestro di somme per circa 1,5 milioni di euro. Le investigazioni svolte avevano dimostrato il coinvolgimento del mafioso nelle iniziative dell'imprenditore con riferimento all'apertura di altri esercizi commerciali a Palermo, così come nella costituzione e gestione di una società e di una ditta individuale con una nuova insegna. L'insieme agli elementi investigativi raccolti ha permesso di delineare l'esistenza di un gruppo imprenditoriale di fatto tra due soggetti costituitosi e sviluppatosi negli anni attraverso le citate imprese, potendo rilevare dunque un'operatività tipica di imprenditorialità mafiosa. Per la gestione dei cespiti aziendali, il sequestro, il cui valore commisurato ai fatturati stimabili supererebbero i 2 milioni di euro, è stato nominato un amministratore giudiziario. L'odierna operazione testimonia ancora una volta l'impegno profuso alla Guardia di Finanza al fine di contrastare ogni possibile tentativo di infiltrazione nel tessuto economico produttivo e nell'ottica di garantire al mercato le necessarie condizioni di legalità e competitività. Evidentemente, in attesa del giudizio definitivo, trova applicazione per tutti gli indagati il principio della presunzione di innocenza. E i consiglieri comunali della DC, Zicari e Spataro, dicono sì al potenziamento delle linee per l'università tra le varie sedi dell'università, via Atenea, Villa Genuardi e Ospedale, il servizio. Unire le forze per cambiare il quartiere. Il messaggio del Comitato Fontanelle Insieme è diretto agli stessi abitanti di Fontanelle, a coloro che da tempo chiedono di poter avere un ambiente a misura d'uomo. Loro, i membri del Comitato, ci stanno riuscendo a trasformare ciò che è vecchio e degradato, come il muro che si affaccia sulla via Alessio Di Giovanni, dove a breve verrà realizzato un murales. Ma prima bisognava intervenire per tinteggiare il muro, un lavoro che ha coinvolto anche i ragazzini. Un esempio di collaborazione per quello che è un bene di tutti, come il parco giochi che si trova nella stessa via, per il quale si chiede ai genitori un maggior rispetto, considerate le decine di cicche lasciate nei vasi. Il comune di Agrigento, per quanto riguarda la zona, è latitante da sempre. Tutte le amministrazioni comunali, chi più chi meno, si sono scordate che esiste anche la periferia nord, tranne a ricordarsene in occasione di tornate elettorali. Bisogna convincersi che può dipendere da ognuno cambiare il volto di un quartiere, e il Comitato di Fontanelle è l'esempio che si può fare. E i consiglieri comunali della DC, Zicari e Spataro, dicono sì al potenziamento delle linee per l'università tra le varie sedi dell'università, via Atenea, Villa Genuardi e Ospedale, il servizio. I consiglieri comunali della Democrazia Cristiana del comune di Agrigento, Zicari e Spataro, dicono sì al trasporto pubblico notturno. All'esito delle votazioni avvenute in consiglio comunale ieri sera sulle nostre proposte in merito al trasporto pubblico locale, possiamo dichiarare che dovranno essere potenziate le linee per l'università tra le varie sedi dell'università, via Atenea, Genuardi e l'ospedale. Inserite le linee notturne, il biglietto dovrà essere orario. No invece al potenziamento dei collegamenti delle frazioni
come Giardino a Montaperto, Fontanelle verso il centro o verso la zona balneare, o l'abbattimento delle barriere architettoniche dentro il bus, o gli abbonamenti ridotti per studenti anziani e giovani. I consiglieri Zicaro e Spataro proseguono il loro comunicato affermando: in Consiglio Comunale ieri sera abbiamo riaperto il dibattito sul trasporto pubblico locale. Chiediamo all'amministrazione di poter incontrare il consulente dell'Emilia Romagna che hanno scelto per scrivere il progetto di gara e avere un confronto con lui. La nostra idea di mobilità è quella di una realtà moderna che consenta di lasciare le auto in casa, spostarsi con i mezzi pubblici per raggiungere il centro e soprattutto che preveda gli spostamenti notturni, così da ovviare all'assenza di parcheggi e aumentare la sicurezza per i nostri giovani, dando loro un'alternativa alla guida. In merito alle barriere architettoniche, agli abbonamenti ridotti e ai maggiori collegamenti delle frazioni verso il centro e San Leone, proposte che non sono state approvate per un solo voto, non demordiamo se davvero l'amministrazione ci darà modo di comportarci con il consulente, le riproporremo. Questo quanto affermato dai consiglieri comunali della DC al comune di Agrigento, Zicari e Spataro. E domani 25 settembre dalle 10 in poi i rappresentanti sindacali della CGIL e della UIL, Buscemi e Acquisto, saranno davanti la prefettura di Agrigento a manifestare contro il decreto legge sicurezza già approvato alla Camera e in discussione al Senato proprio nella giornata di domani. Riteniamo doveroso contrastare una norma che ha il chiaro intento di azzerare la libertà e il diritto delle persone a manifestare il proprio dissenso, che introduce nuovi reati penali, il carcere nei confronti di chi occupa strade, spazi pubblici e privati, un decreto legge che limita l'iniziativa e le mobilitazioni sindacali per difendere i posti di lavoro e contrastare le crisi aziendali e occupazionali. Daniele Cucciardo di Lega Ambiente, presidente del Circolo di Agrigento, dichiara: riteniamo fondamentale che i lavori di ripristino del viale delle dune nelle zone prive di scogliere artificiali si ispirino al progetto del 2008, sebbene richieda una manutenzione più accurata e frequente. Questo approccio garantirebbe un minore alterazione della costa, già fortemente modificata dalla presenza del porticciolo, del lungomare, della distruzione del bosco litoraneo per la realizzazione del viale delle dune. Come evidenziato nella nostra nota tecnico-scientifica, continua Cucciardo, inviata al Comune di Agrigento e all'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, il progetto del 2008, pur non essendo stato completamente realizzato, rappresenta la soluzione più sostenibile per preservare l'equilibrio naturale del litorale. Al contrario, conclude Cucciardo, la costruzione di nuove scogliere artificiali potrebbe aggravare l'erosione costiera e danneggiare l'ecosistema marino. E Pascal Schembri, noto scrittore agrigentino, presenterà prossimamente a Roma la sua ultima fatica letteraria, un libro su Marcello Mastroianni. Sentiamo Margherita Tupiano. Lo scrittore italo-francese Pascal Schembri è autore di una interessante biografia che riguarda uno degli attori più amati ed apprezzati dal pubblico italiano e internazionale. Una lunga e bella storia attorno all'indimenticabile Marcello Mastroianni, protagonista di storici film come Divorzio all'italiana, La dolce vita, Una giornata particolare e di tantissime altre interpretazioni. Un libro pregevole che racconta le fasi più importanti e significative della vita del grande attore, del quale fra qualche giorno ricorre il centenario della nascita. In vista del grande evento, lo scrittore Pascal Schembri, originario di Realmonte, si è recato al cimitero monumentale del Verano di Roma, dove è sepolto Marcello Mastroianni. Una tomba semplice a contatto con la nuda terra all'ombra di una palma e circondata dal verde e da diversi vasi di rose bianche. Al centro solo il cognome, Mastroianni. Con grande commozione lo scrittore Pascal Schembri ha deposto un garofano rosso, rimanendo per alcuni minuti sul filo dei ricordi. Felix qui potuit rerum conoscere causas, beato colui che ha potuto penetrare nell'essenza delle cose. E qui vengono in versi di Ugo Foscolo da dei sepolcri con il concetto della morte che lasciava ai posteri parte della sua storia. A giorni Pascal Schembri, in omaggio al centenario della nascita, presenterà a Roma il libro che riguarda la biografia di Marcello Mastroianni. Un appuntamento da non perdere, nel corso del quale rivivrà nelle molteplici sfaccettature dell'animo e della cultura il grande attore.
si inaugura la mostra fotografica di Gianfranco Iannuzzo «Gente mia», curata da Beniamino Biondi, venerdì 27 settembre alle ore 17 nella sede agrigentina delle fabbriche Fondazione Orestia in via San Francesco ad Agrigento. Si tratta di circa 70 scatti di Iannuzzo, per la maggior parte immagini raccolte nel centro storico di Agrigento, con una sezione dedicata a ritratti di grandi artisti italiani provenienti dal mondo del teatro. Le fotografie in bianco e nero sono state realizzate rigorosamente su pellicola. La consulenza tecnica per l'allestimento è stata curata dal fotografo Angelo Pitrone. E il sindaco di Realmonte, Sabrina Altuca, responsabile comunale della protezione civile Enzo Cottone, sono stati ricevuti dal prefetto di Agrigento Filippo Romano. È stato un incontro proficuo con il centro temi che hanno riguardato le numerose linee di arrivo ottenute dalla solerte amministrazione comunale guidata dal primo cittadino di Realmonte. Si è discusso anche sul futuro della città e la Scala dei Turchi, del neoprogetto di tutela collettiva del bene geosito Mai Scala dei Turchi, degli interventi da realizzare a breve nell'area che interessa il bivio nord di Realmonte, dei beni confiscati alla mafia acquisiti nei giorni scorsi. Un incontro che conferma e rinsalda la collaborazione e i rapporti tra la prefettura e gli enti locali del territorio. Ad Alcara Lifusi, un fuoristrada in un dirupo. Il bilancio è stato purtroppo di un morto e di un ferito. Gravissimo incidente nella notte nelle campagne di Alcara Lifusi. Un fuoristrada con a bordo due giovani è finito in una scarpata di circa 40 metri. Il bilancio è di un morto e di un ferito. L'incidente si è verificato in Contrada Stella, in una trazzera che da Alcara Lifusi porta a San Marco d'Alunzio, comune di residenza delle vittime. Un terzo giovane che si trovava in loro compagnia è rimasto illeso in quanto poco prima era sceso dal fuoristrada. Il ragazzo è riuscito a lanciare l'allarme facendo scattare la macchina dei soccorsi. La zona impervia è di difficile accesso che ha reso particolarmente complicate le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Il mezzo è finito in un dirupo e si è totalmente accartocciato. Uno dei due giovani è morto subito dopo il violento impatto. Un altro ha riportato gravi ferite ed è stato recuperato e trasportato con l'elisoccorso in ospedale. Gli amministratori dei due comuni stanno seguendo da vicino tutte le operazioni che vedono impegnati, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Sant'Agata Militello. Si cerca di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che ha gettato nello sconforto le due comunità. Nel frattempo continuano le operazioni di recupero della salma e i rilievi di rito per far luce sulle cause dell'incidente mortale. Un dramma che ha riportato alla mente un'altra tragedia verificatasi nello stesso comune appena pochi mesi fa. Nel gennaio scorso un incidente simile si era verificato sempre nelle campagne di Alcara Lifusi. Un fuoristrada era finito in una scarpata provocando la morte di un 21enne del luogo e tre feriti. Caltafimi Segesta fino a sabato prossimo sarà capitale siciliana dell'arte moderna. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. The 24/7 never was a story at this lead. La salutiamo con grandissimo piacere perché arrivare già all'anno 2 per l'arte contemporanea è una bellissima meta. Però è un indirizzo che vogliamo perseguire, continuare a incrementare in quello che possiamo. Del resto è un indirizzo che Segesta già ha intrapreso da tempo, considerando l'arte soprattutto dal punto di vista etico, non soltanto estetico. Come si vede dalle cose, stiamo tutti ancora lavorando. Quest'anno l'Eco Art Festival è in collaborazione con il Parco Archeologico di Segesta, poi il concorso si sposta a Calatafimi. Tutti i visitatori potranno votare l'opera che più gli piace e il vincitore sarà decretato proprio dai visitatori che votano. Quest'opera allora, è un uragano,
famoso incidente che c'è stato nel mare pochi giorni fa. Le bottiglie provengono dal mare. È importante l'arte del riciclo, è importante per l'ecologia, è importante per questo territorio, perché questo genera alta economia buona, e quindi sono veramente felice che ancora adesso si possa seguire questo percorso veramente molto stimolante. Mi chiamo Federico Ferroni, arrivo da Ravenna. L'opera alle mie spalle si chiama Palude Eri, Palude Tornerai, con punto di domanda. E, parla, descrive la mia città, Ravenna, i miei territori, su due livelli. Da una parte c'è l'istanza culturale e ho scelto di raffigurare l'effigie di Teodora come è nella sua rappresentazione più iconica, ovvero nel mosaico della corte di Teodoro e Giustiniano, nella Basilica di San Vitale. Il materiale è legno e ci tengo a precisare che sono tutti legni recuperati o dal mare, da letti di fiumi. What I feel, what I need from you. È bello includere e collaborare col comune, con il centro di recupero, con tanti artisti che vengono da un po' tutta Italia, che scoprono questo luogo, creano interesse, creano una bella comunicazione e collegano l'arte antica a quella contemporanea. Quindi c'è un grande futuro nel nostro passato. Il visitatore all'ingresso riceveranno un piccolo tagliandino che ho scritto Eco Arte Festival e lo metteranno nella bottiglia che è accanto all'opera che intendono votare. Sinergia con l'ente parco e con il direttore Luigi Biondo, coinvolge i visitatori, coinvolge il parco archeologico di Segesta e ancora una volta richiamiamo da Segesta il visitatore a venire a vedere il resto delle opere su Calatafimi. Siamo ritornati che stanno in abbiamo fatto un'installazione scultorica per Segesta, per Calatafimi. Partecipiamo sempre all'Art Battle, divertentissima, con tutti gli altri ragazzi. Si fa un'opera durante la settimana, sempre come questa legata sul materiale di riuso. Lo scorso anno è stata una cosa favolosa, io sono arrivato secondo addirittura. Stefania Turco, vengo da Caltanissetta, un'emozione meravigliosa che intendevo ripetere, necessario per la mia vita. Quest'anno è Flamingo, ispirato alle saline di Trapani e ai fenicotteri rosa, visto che sono un veterinario. È una porta scorrevole realizzata con materiale di riciclo, vecchi legni, mensole e quant'altro. A Messina, conferimento del dottorato in honoris causa in scienze umanistiche alla professoressa Urbinati. Le interviste dei colleghi di Messina. L'Università di Messina accoglie oggi, attraverso il conferimento del dottorato honoris causa, la professoressa Nadia Urbinati, ricercatrice di primissimo piano, politologa, laureata presso l'Università di Bologna e docente oggi alla Columbia University. La professoressa Urbinati ha sempre mantenuto i rapporti con il suo territorio di origine e collabora con numerose testate giornalistiche. È un'occasione importante per tutti i nostri giovani, anche quelli delle scuole secondarie di secondo grado, poterla oggi ascoltare. È l'inizio di una ricerca che sto conducendo insieme a due miei studenti e che pensa che uno dei fattori di crisi della democrazia parta nella società, quindi non solo partiti e media, nella società perché la democrazia è fatta di singoli cittadini e se non si associano, se non sentono l'esigenza di difendere, di proteggere i loro, diciamo, diritti, eccetera, associandosi diventano, diciamo così,
cittadini che sentono di non avere potere, che è la loro vita e il loro benessere, perché dalle leggi e dalle scelte dipende come la loro vita sarà, più o meno piacevole, più o meno aperta al benessere. Quindi è nella convenienza di tutti noi prendersi cura della politica. Linea alla regia per la pubblicità. Altra vittoria per la campionessa grigentina nel lancio del giavellotto, Giusy Parolino, il servizio. L'atleta della Milone Siracusa, Giusy Parolino, con 26,16 m, vince la gara di lancio del giavellotto nella categoria assoluti che si è disputata sabato a Catania. Una giornata di sana aggregazione organizzata dall'Altis Atletica, finalizzata a stimolare il movimento dei piccoli talenti siciliani. Durante la manifestazione hanno preso parte alle gare assolute un bel numero di campioni dell'atletica leggera italiana. Bisogna trasmettere ai giovani l'amore per lo sport come fonte di principi di vita sana e rispetto per se stessi e per il prossimo, dichiara il grande campione della velocità Francesco Scuderi. Simbolo di tenacia, forza e costanza, in pedana a Catania la giavellottista Parolino, che da anni colleziona, oltre a record e medaglie, tanti riconoscimenti siciliani e nazionali. Anche in questa occasione ha ricevuto una bella accoglienza e tanti attestati di stima. Durante l'apertura della manifestazione Luigi Nisi ha presentato ai ragazzi la campionessa, parlando non soltanto dei suoi innumerevoli risultati, ma anche esempio di valori e virtù. La Parolino, oltre a dare spettacolo con il suo giavellotto ai tanti presenti, a sorpresa dopo la sua gara è stata chiamata sul podio per premiare i giovani campioni delle gare di velocità. Gareggiare nella mia amata Catania è sempre una gioia, dichiara la campionessa di giavellotto, ed è stata una giornata ricca di emozioni. Stare accanto ai ragazzi è sempre un'esperienza bellissima che ci arricchisce con un mix di forza, luce e amore puro. Quando sei chiamata ad essere un esempio da seguire, ha continuato, una grande responsabilità, e capisci che il vero valore viene apprezzato sempre. Sono certa nasceranno tanti futuri grandi campioni dell'atletica leggera siciliana. L'unico rammarico che mi rende veramente triste, conclude, è non vedere mai ragazzi grigentini a queste competizioni. Da circa un mese è partita la macchina organizzativa della FIGC e della SGS, settore giovanile scolastico, guidato da Stefano Valenti. Ascoltiamolo in questo servizio realizzato da Carmelo Lentini. Da circa un mese è partita la macchina organizzativa federale della FIGC e della SGS, settore giovanile scolastico, pilotato in Sicilia dal professor Stefano Valenti. Lo abbiamo incontrato per conoscere le nuove strategie di lavoro per la prossima stagione 2024-2025. Il professor Stefano Valenti è il coordinatore regionale della SGS, vuol dire settore giovanile scolastico. Ecco, lo scorso anno è stato abbastanza laborioso, perché ci sono state tantissime iniziative che sono state, che sono andate in porto regolarmente. Quest'anno cosa si prevede? Quali potrebbero essere le novità? Ma diciamo che quest'anno le novità per noi è la continuazione del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Come sempre dico a tutti, specialmente la mia squadra, il mio staff, noi dell'anno precedente dobbiamo cercare di andare a individuare le criticità che abbiamo rilevato, per cercare nell'anno che verrà di superare e migliorarci in questo. Noi partiamo già con uno staff regionale e provinciale ben assortito, e stiamo cercando anche di iniziare a fare formazione per i nostri tecnici, perché vogliamo sicuramente avere accanto le persone competenti in tutto quello che andranno a fare, in maniera tale da poter essere un supporto, un valore d'aiuto alle società, alle scuole, alle istituzioni scolastiche, alle comunità che partecipano alle nostre attività, e nel miglior modo possibile. Le nostre attività sono tantissime. Noi partiamo dalle scuole di calcio, perché vogliamo essere accanto alla società, far capire quanto sia importante il lavoro del tecnico, soprattutto quando si parla di attività giovanile, quando si parla dei bambini, dell'attività di base, dove il ruolo principale è quello chiaramente di far crescere un bambino in un ambiente sano, ma soprattutto con delle
dei valori educativi molto importanti, non solo farlo crescere dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista umano ed educativo, ed è molto importante. È per questo che anche per i tecnici cercheremo di fare anche formazione, per cercare di dare, riuscire a, a dare ai bambini il miglior prodotto possibile. Lavoriamo con le scuole, sono già partiti i nostri progetti con i valori rete, praticamente dove le scuole, diciamo, dalle scuole dell'infanzia alle scuole della scuola primaria possono iscriversi, è già aperta, ripeto, la piattaforma ai nostri progetti, per loro sono completamente gratuiti, perché oltre ad avere anzi materiale che forniremo alle scuole, daremo un supporto tecnico, cioè un nostro collaboratore andrà nelle scuole a far svolgere attività motoria ai bambini della scuola dell'infanzia e della primaria, prima, secondo, terzo anno. Quindi significa dare la possibilità a tanti bambini di praticare attività sportiva con dei tecnici, tutti laureati in scienze motorie, è importante. Stiamo cercando di divulgare anche l'attività femminile. Siamo riusciti l'anno scorso a portare avanti determinati progetti di ragazze con i tacchetti e il laboratorio rosa. Sono dei progetti che noi porteremo avanti per dare maggiore spazio alle bambine, per entrare in questo mondo, continuare a giocare, a divertirsi senza l'assillo di essere criticate o di trovare un ambiente ostile. Lavoreremo con le comunità, dove diamo la possibilità a tanti ragazzi ex comunitari di poter che arrivano con tanti disagi nella nostra penisola, per cercare di dare a loro la possibilità di utilizzare, di giocare, utilizzare appunto lo strumento del gioco del calcio come uno strumento educativo, per fare socializzazione, integrazione e fare divertire giocando. Portiamo avanti il gioco del futsal, classe a 5, che qualcuno lo vede come una seconda attività, realmente è una bellissima realtà, perché la nostra regione conta tantissime squadre e tanti ragazzi giocano a calcio a 5, al futsal, è chiamato in maniera tale da non essere, non è in contrapposizione al calcio a 11, ma è anzi un completamento del ruolo. Come vedi, ci sono tante attività che portiamo avanti, e devo dire che il nostro impegno è quello di far avvicinare in queste nostre attività non solo i tecnici, ma anche i genitori, far capire loro che ruolo importante che hanno in questo settore, e anche per loro cerchiamo di fare degli incontri di formazione, perché abbiamo anche uno staff tecnico, non solo valido, ma anche abbiamo uno staff dei psicologi che abbiamo accanto, per cercare di far capire anche quanto sia importante la tutela dei minori. Ecco, io in pochi minuti ho fatto un po' una carrellata del nostro lavoro, ma ti posso dire che dietro questi pochi minuti c'è tanta passione da parte mia, da parte dei collaboratori, che mettiamo a disposizione di tutti, società, tecnici, genitori, principalmente bambini e bambine. E dopo l'allontanamento del tecnico dell'Acregas, Lillo Bonfatto, da parte della società, si pensa ora a Pino Rigoli, un ex, come nuovo allenatore della squadra. Ce ne parla sempre il collega Lentini. Ed ora parliamo di Acregas, dopo l'esonero un po' sofferto di Lillo Bonfatto avvenuto lo scorso lunedì. Questo pomeriggio, martedì, ad inizio di preparazione, verrà presentato con molta probabilità il nuovo allenatore. Manca solo l'ufficialità, ma tutte le strade sembrano portare ad un ritorno eccellente e fortemente caldeggiato dai tifosi biancazzurri. Di chi si tratta? Pino Rigoli. In queste ultime ore le trattative sono state molto serrate e frequenti, ed il bravo tecnico peloritano, che più volte ha saputo tirare l'Acregas per i capelli, oggi dovrebbe incontrare la società, poi calciatore, ed infine, se accetterà l'incarico, i tantissimi sostenitori che di sicuro riempiranno lo stadio Seneto per un saluto. Si attende solo a questo punto un comunicato ufficiale di conferma. E vediamo ora una panoramica dei risultati delle altre categorie di calcio, come l'eccellenza e la promozione. E concludiamo con le altre categorie di eccellenza e promozione. Risultato tennistico del Gela, che supera il Lascari con un risultato molto pesante, 6-0, e lancia un messaggio importante al campionato. L'Oratorio Marineo torna a giocare
e supera in derby i cugini del Misilmeri con il minimo risultato. Vince di forza l'Athletic Club Palermo che ed agguanta la vetta. È stato solo pari tra Unitas, Sciacca e Castellammare a conclusione di una gara dura che ha visto gli ospiti terminare la gara in inferiorità numerica e con 10 ammoniti. Amplen dunque delle squadre agrigentine, stiamo parlando di promozione nel girone C. Infatti Aragona e Gemini fuori casa, Camarat hanno tutte vinto, mentre Casteltermine ha colto un buon pareggio fuori casa al riposto con Tabasso e per giunta in inferiorità numerica. Il prossimo turno vedrà le seguenti sfide di promozione: Casteltermine Sera di Falco, San Pietro Aragona, Villarosa, Camarat, riposerà il Gemini. Ed infine un'ultima notizia riguarda la terza categoria. Pietro Alotto è il nuovo allenatore dell'Atletico Gattopardo. Lo ha comunicato ufficialmente la società palmese dal presidente Lillo Onofo e del vicepresidente Calogero Virone. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi TV A si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le Smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi li potete visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.